deceduta la donna originaria di Malvito, centro del Cosentino, considerata la paziente 1 di Villa Torano. Secondo l'ultimo bollettino della Regione Calabria, sono 1089 le persone risultate positive al coronavirus nella giornata di domenica, aumento di un solo contagiato rispetto a sabato. Potranno tornare in Calabria lunedì 4 maggio tutti i calabresi fuori regione, lo prevede il prossimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Santelli avvisa il governo, si assumono la responsabilità della nuova ondata verso il sud e dell'eventuale aumento dei contagi. Trovato con cocaina ed eroina in macchina, la polizia arresta un uomo nel corso di un controllo sulla strada statale 107.